Buona domenica 18 ottobre 2015. Sono 2015 anni fa che è avvenuto questo contatto tra il senza tempo, l'eterno e il tempo, lo spazio che noi viviamo, carissimi amici. Siamo nel 2005. Da quell'istante, quando quella ragazzina di 15-17 anni, Maria di Nazareth, ha detto sì a questo annuncio, il permesso chiesto da parte di Dio ad una umile, semplice, misera creatura, una ragazza. Lei è rimasta turbata, si domandava che senso avesse un saluto di questa portata. Lei era una giovane ebrea, viveva della tradizione del suo popolo, apparteneva a questo popolo particolare, straordinario, che ha avuto un rapporto con Dio particolare, ha sentito la presenza di Dio nella sua storia, ecco. La chiamata di Abramo, poi Isacco, Giacobbe, da Giacobbe 12 figli, 12 tribù, il popolo di Israele, questo popolo schiavo in Egitto che viene liberato da questo Yahweh, il Signore, Yahweh. Ecco. Maria appartiene a questo popolo, ecco. E quando l'angelo le dice il Signore è con te, il Signore che ha chiamato Abramo, Isacco, Giacobbe, che ha liberato il popolo, che ci ha dato la legge, ci ha assistiti nel percorso verso la terra promessa, ci ha dato i comandamenti, ecco questo, il Signore è con te. Rimase turbata, si domandava che senso avesse un tale saluto e l'angelo la rassicura, non avere paura Maria. Perché hai trovato grazia presso Dio, ecco, l'umanità ha trovato grazia presso Dio. Dio non disdegna il nostro essere uomini, la nostra fragilità, la nostra debolezza dopo il peccato dei nostri progenitori. Ecco, ma è venuto a scendere, umiliarsi, scendere giù per elevarci, per salvarci. Ecco, questo è il cristianesimo, questo è iniziato 2015 anni fa. Però, dobbiamo dirci la verità, il fatto che sia accaduto questo che ho detto in somme linee, il fatto che Cristo esista, ecco, che è presente sulla terra, che il regno di Dio è qui con noi, il fatto che Cristo esista, chi sia, dove sia, non è vissuto che da pochissimi, alla stragrandissima maggioranza degli uomini che vivono sulla terra, del fatto che Dio si sia fatto uomo, dell'ipotesi che Dio non gliene frega assolutamente nulla, come non interessava assolutamente nulla neanche a me fino a 26 anni. No, io fino a 26 anni di questo fatto non me lo ponevo proprio il problema, perché deve accadere qualcosa, un incontro, ecco, e non è la tradizione che nasciamo in una famiglia cristiana, ci battezzano, ci fanno fare la prima comunione, la cresima, ci sposiamo in chiesa, facciamo i funerali, le messe di mese, di anniversario, ricordiamo i nostri cari, tutte queste cose che facciamo noi, non è che poi ci aiutano a stare davanti a questo fatto. Che Dio si è fatto uomo, perché non c'è nulla di più commovente che questo, amici miei. Tutto il resto, Calipso diceva, è noi, anche l'amore con un'altra persona, l'amore con una donna, sì, una notte d'amore, preparare casa un pomeriggio, sul letto le lenzuola color grigio, funziona tutto come un orologio, la prima sera devi dimostrare che al mondo solo tu sai fare l'amore, sì, d'accordo, ma poi. Poi c'è l'ultima strofa che è tremenda, amici miei. Il primo anno, ecco, dopo che si sposano, tutte queste sceneggiate che fanno ai matrimoni, pranzi, vestiti, fiori, filmini, fotografie alla sala, me ne inventano sempre tutti quelli. Il primo anno, l'entusiasmo che ti resta ancora è brutta copia di quello che era. Cominciano i silenzi della sera, i mussi. Inviti gente a casa, fai qualcosa. Sì, d'accordo, ma poi tutto il resto è noia.
se non interviene Dio nella nostra vita, amici, siamo destinati alla corruzione, a corromperci, non solo fisicamente, ma a corromperci dentro l'anima, ci scoraggiamo. Ecco perché c'è la domenica, questo annuncio che ci viene portato, questa buona notizia, coraggio, coraggio. Ecco, vediamo oggi le persone che vanno in chiesa, ma prima di questo ricordiamoci qualcosa di Papa Francesco. Oggi per motivi tecnici non riusciamo a farvi vedere qualche spezzone di Papa Francesco, ma mercoledì è stato impressionante quando ha chiesto perdono a nome della Chiesa e dei credenti per gli scandali successi a Roma, perché Roma è la città dove c'è il Papa, c'è il Vicario di Cristo, ci sono tante chiese, ci sono tanti monsignori, ma non c'è molto cristianesimo vissuto, amici miei, eh? E lui ha chiesto perdono per gli scandali. E poi ha fatto una catechesi bellissima sul rispetto delle promesse che facciamo ai bambini. I bambini non li possiamo prendere in giro, gli dobbiamo dire le cose vere, le cose serie, che dobbiamo essere sinceri con i bambini e dobbiamo rispettare le promesse, ecco, ma specialmente far conoscere loro la promessa di Dio. Ecco, Gesù ci ha insegnato che nemmeno un passerotto che cade a terra va perduto. Quindi i bambini li dobbiamo educare ad aprirsi a questa promessa che ci ha fatto Dio attraverso Gesù. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ecco, e non abbiate paura anche di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno il potere di uccidere l'anima, che è indistruttibile. E poi un'altra cosa bella che ha detto Papa Francesco in questi giorni, ecco, con tutti questi tentativi di ridurre il cristianesimo a delle regole, a una dottrina e non a una vita carica di stupore, di misericordia, di meraviglia, di stupore e di misericordia. Ecco, la meraviglia perché Dio è morto, ed è morto non solamente per quelli che conoscono un po' di dottrina cristiana, è morto per tutti. Il suo sangue l'ha versato per voi, si dice alla messa, quattro gatti che andate in chiesa e siete sempre che pensate sempre ad altre cose, e per tutti. Gesù ha versato il suo sangue per tutti, vuole salvare tutti, e noi siamo chiamati a portare questo annuncio, ma per portarlo dobbiamo riceverlo noi. Ecco che l'antifona d'ingresso è sempre un invito alla preghiera, perché se non preghiamo siamo morti, amici miei, noi abbiamo la morte incorporata. Se non preghiamo, se non diciamo oh Dio vieni a salvarmi, se non diciamo vieni Signore Gesù dentro di me, io non sono capace di fare niente. Io ti invoco mio Dio, dammi risposta, ecco. Rivolgi a me l'orecchio, ascolta la mia preghiera, non per sta buona salute, per sta tranquillo, ma per vivere da figlio di Dio. Custodisci mio Signore, come la pupilla degli il diavolo, il maligno, vuole ridurre la nostra vita e farci accontentare delle piccole cose, uomini ridotti che non hanno uno slancio verso l'eterno. Ecco, proteggimi all'ombra delle tue ali. E poi la preghiera che ci accompagnerà per tutta la settimana, si chiama la colletta, che riunisce le intenzioni più importanti da rivolgere al Signore, al Dio onnipotente ed eterno. Che cosa chiediamo? Di fare l'impossibile. Guardate, è stupenda la preghiera che ci insegna, il modo di pregare che ci insegna la nostra madre Chiesa. Le nostre madri non ci hanno insegnato queste cose qua. La madre Chiesa sì. Cosa dobbiamo chiedere a Dio? Di stare bene, di vincere la partita, di superare l'esame, di vincere un concorso? Ma chi crea in noi, in me, che cosa? Un cuore generoso, il mio cuore, amici miei, non è generoso per niente, è taccagno, è ristretto il cuore nostro. Se no, quando appicciamo la televisione, al telegiornale avessimo sentito belle notizie, è successa questa cosa qua, quello lì ha fatto un'opera bellissima, ha accolto tante persone, sta dando del lavoro a centinaia di persone, hanno creato questo, hanno creato quello, le sciagure. Perché i nostri cuori non sono generosi e non sono fedeli a se stessi, ma perché non sono fedeli a Dio. Quindi Dio deve operare un miracolo. Se le persone che oggi andiamo a messa non chiediamo che avvenga questo miracolo, il mondo continua a peggiorare. Il mondo, qual è? La mia casa, la mia famiglia, i miei amici, la mia comunità, le persone con cui sto,
diventa, lo stare insieme diventa un inferno. Ecco perché la Madonna ha detto ai bambini: o Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, perché tante vite sono un inferno. Perché non c'è il miracolo di un cuore generoso e fedele per poter servire Dio e i fratelli con lealtà. Io quando falsità che c'è, quanta ipocrisia, se ne dicessimo la verità, amici miei, o ne mentissimo a ridere, o ne ammazzassimo. Quando siamo favosi, diciamo tanto per dire, ecco. Ma se Dio ci dà la grazia, noi siamo leali e puri di spirito. Ecco, possiamo vedere la realtà, vedere le cose, vedere le persone e non desiderarle con quella mania, con quell'avidità. Ecco. C'è modo e modo di guardare le donne, gli uomini, le case degli uomini, i corpi degli uomini e delle donne, le macchine che hanno, i vestiti. A me, la sincera verità, che li compatisco tanti uomini, ma non nel senso brutto che io mi sento superiore, perché dico, se perdono queste cose, mi danno via la casa, il vestito, il corpo, che hanno, dove devono avere il corpo, non sono contenti delle labbra, non sono contenti del seno, delle cosce, dei glutei, si modellano. Per fare che? Ma per fare che? Mannaggia la miseria. Per servire Dio e i fratelli con lealtà e purezza di spirito o per attirare un pochettino di interesse a loro. Ma allora, prima lettura, dal libro del profeta Isaia, ecco, il cristianesimo, il vero cristianesimo annunciato dall'Antico Testamento. Tutto si compie in Gesù, tutto parla di Gesù, l'Antico Testamento. Al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori, quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione. Vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. Questa è la resurrezione, la potenza della resurrezione. Ma prima di risorgere bisogna morire, carissimi amici. E noi non siamo capaci se non siamo uniti a Gesù. Il giusto mio servo, ecco questo Gesù Cristo, giustificherà molti. Egli si addosserà le loro iniquità. Ecco, come facciamo a non commuoverci